I fratelli dello spazio. Cosmologia e origine umana. Attraverso Rio Spada. Furono creati tre cerchi di alta energia rotante. Erano di colore diverso tra loro, a significare che le moltitudini erano state attratte e si erano concentrate in tre punti diversi a seconda della propria simpatia, ma anche del proprio stato evolutivo, giacché le coscienze ribelli non avevano gradito tutte, nello stesso modo, il contatto con la materia. Dunque, tre sfere di differente sintonia, ma non le sole, perché al di fuori vi erano tanti altri esseri che non si sentivano contenti e non simpatizzavano con nessuno dei tre campi. Avendo essi stessi sfumature molteplici, molto diverse, le une dalle altre. I grandiosi tre complessi armonici furono chiamati dai capi le grandi città, ma in effetti erano come tre mondi separati, in quanto troppo diversi erano i gradi di sentire e di intendere che separavano una città dall'altra. Ben presto gli esseri furono scontenti del modo in cui vivevano, del sistema di vita che si erano dati. Quell'ambiente gassoso non li soddisfaceva più e perciò desideravano un mondo più concreto e compatto che desse loro soddisfazioni più tangibili. Man mano che il malcontento si diffondeva fra i popoli delle grandi città, i capi si consigliavano tra loro su come trasformare quel grande mondo fluidico. Fu allora che cominciarono ad apparire tra quei popoli scontenti le entità stellari. Erano coloro che si erano distaccati dalla luce cosmica insieme agli altri, ma erano andati a vivere su piani più elevati e luminosi. Le entità stellari cercarono di portare armonia e di convincere gli esseri a non desiderare un mondo più denso. Fecero opera di persuasione, indicando nella luce cosmica l'unica e sola fonte di vita.